presenti in Gazzettino, arriveranno gli altri in ritardo come sempre, ma non c'è problema. È stata indetta dalle associazioni 63, di cui la lista è stata consegnata, gli ultimi tre te ne aggiorniti Stefano. Sono già scritte? 63, c'è il numero, sì. Ti ho dato. Sì, sì, esatto. È stata indetta, e qui presenti ce ne sono 5, però diciamo che il pool è questo. Comunque ci siete rappresentanti di tutte. Di tutte, assolutamente. Che hanno sottoscritto l'appello, che è questo, liberare l'attore e salvare il parto di Via Pio X, per tre motivi. Primo, precisare perché c'è apposta un equivoco che Cacciari e altri, e Rosa Salve in particolare, stanno ripetendo in questi giorni, e cioè con l'ostruzionismo sulla mozione, sulla convenzione di Tessar non arrivate da nessuna parte. Noi precisiamo che quell'ostruzionismo intanto ha dei contenuti seri e non sono, e dopo li segnaleremo, ma comunque sono solo uno strumento per cercare di convincere giunta e maggioranza a cambiare idea sul parco di Via Pio X e non su Tessar. Siccome del parco di Via Pio X non c'era alcuna discussione in questo momento, ovviamente la leva è stata la mozione. Tanto è vero che è collegata a questa convenzione la mozione, anzi le due mozioni che abbiamo consegnato, una firmata da 14 consiglieri, Mazzonetto, Cavaliere, Bonzio, Conte, eccetera, Boraso, e l'altra firmata da 3, Salviato, Saetta, Lastrucci, le quali entrambe dicono impegna il sindaco e la giunta a definire un nuovo accordo e quindi fare la cessione invece che del parco, della ex cassa di risparmio, oppure dare un credito edilizio sul prossimo piano patto, il prossimo piano regolatore. Quindi è chiarissimo che non siamo così imbecilli come ci vogliono far passare, da essere contrari all'acquisizione e demolizione di Tessar. Piuttosto siamo entrati nel merito dicendo il prezzo non è congruo, è eccessivo, e questo è il conto che ha fatto in particolare con noi il consigliere Lastrucci, perché alla fine si viene a pagare 1.300.000 euro, cioè 10.000 euro al metro quadrato, un negozio che è un retrobottega di Celana che non ha certamente questo valore. Ma ciò detto, non siamo contrari all'abbattimento di Celana e di Tessar. Questo è il chiarimento che deve essere fatto, perché più volte in questi giorni, il giorno stesso, il giorno dopo e ancora ieri, sia Rosa Salva, capogruppo del PD, sia il sindaco, sia anche altri, ma pochi, mi pare soltanto un'assessora e basta, hanno continuato a dire che noi non sappiamo, non entriamo nel merito, non vogliamo discutere delle cose serie. In realtà sono esattamente le cose serie quelle che noi vogliamo discutere, ma, e qui entriamo nel secondo punto, che è la proposta. E poi il terzo punto è cosa faremo lunedì in Consiglio Comunale. Il secondo punto è la proposta che abbiamo ribadito anche nel scorso Consiglio attraverso un volantino che abbiamo consegnato, ma di cui non è uscita traccia da nessuna parte, e cioè che lo stesso Marinese e lo stesso Cacciari un anno fa, esattamente il 27 febbraio del 2008, hanno dichiarato che o lo scambio si faceva sul parco di Via Pio X, oppure se non si poteva, leggi sovrintendenza e beni archeologici, metteva vincolo, perché questo era il problema per loro, si poteva compensare il costo sopportato da Marinese per comprare Celana e abbatterlo con altri interventi immobiliari, e sono stati fatti addirittura due esempi che non sono gli stessi che facciamo noi adesso, perché sono esempi
più grandi, più lontani, una sul Tronchetto e l'altra sulla stazione, sulla nuova stazione di Mestre. Già allora c'erano alternative. Già allora si dichiaravano disponibili. Dire, perché non essere aperti adesso un'alternativa? L'alternativa di adesso che si presenta, che è quella di un immobile che il comune ha tentato di vendere, di mettere all'asta esattamente 8 mesi fa e non c'è riuscito perché l'asta è andata deserta, l'ex Carime, che è più semplice ancora, che è in centro di Mestre, su cui Marinese si leccherebbe i baffi per farci dentro gli appartamenti che invece di costruire deve solo ristrutturare. Gli basta solo togliere un po' di amianto, se non sbaglio, che insomma un po' di ristrutturazioni di ordinarissima amministrazione per una vita come quella della Guaraldo, perché no? E la bugia è di Cacciari, Cacciari, non Marinese, Cacciari continua a dire è impossibile. Lo ha dichiarato anche ieri, è impossibile. L'opposizione sa bene, non serve rileggere le sue, è un comunicato che è uscito su tutti e quattro i giornali identico. L'opposizione sa bene che questa proposta è impossibile. Possono farci delle proposte migliorative, forse pensava che il cemento deve essere rosa, come Rosa Salva, pensavamo che quella poteva essere la proposta migliorativa che aveva in mente Cacciari, o forse Rosa Salva stesso. Possono farci delle proposte migliorative, ma quella proposta è impossibile, è falso. Allora, qual è la risposta tecnica per cui dicono che è impossibile? Entriamo un attimo nel merito, perché altrimenti poi... Sì. È che è fuori del Piruea, cioè che questo edificio è fuori dei confini del Piruea. Infatti, nella mozione si dice esattamente questo, non siamo nati ieri, si dice... Impegna il sindaco a definire un nuovo accordo convenzionale tra Comune di Venezia e Attuatore del Piruea che preveda la dismissione del Piruea. Evidentemente d'accordo sia il Comune che Marinese, altrimenti non se ne va fuori. Mediante un altro accordo, la cessione dell'ex Caribe oppure un credito edilizio, che sarebbe quello Tronchetto o quello che abbiamo detto della stazione o qualcos'altro, e compensazioni ovviamente con opere pubbliche, che è già previsto adesso nel Piruè, perché già Marinese, prendendo il parco di Piuarecchio, prende ben di più del valore della Caribe e quindi deve fare un po' di verde, il parco Ponce, eccetera. Ma noi abbiamo fatto i conti, abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti, che la compensazione così come è prevista adesso è una compensazione a danno del Comune di addirittura 3 milioni di euro. Ma questa è una cosa aperta e chiusa parentesi, però questa parentesi la apro anche perché Cacciari ha detto chi lo va a spiegare dopo alla Corte dei Conti? Ebbene, sappia Cacciari che noi abbiamo chiesto alla Corte dei Conti che metta proprio il naso su questo Piruea prima di andargli a spiegare la benedetta chiusura, perché è proprio questo scambio che secondo noi è iniquo a danno del Comune. Perché un milione e mezzo di euro, chiedo scusa, per Celana, a fronte di un valore di Pio Decimo che è di circa 5 milioni e mezzo, una differenza di circa 4, toglie mezzo milione di lavori che farà, c'è cioè un lucro non conteggiato, perché invece il Piruè appare l'uguaglianza, un lucro. Perché appare l'uguaglianza? Perché è stato dato un valore a Pio Decimo assolutamente inferiore, un terzo del suo valore reale. Chiunque va a chiedere di comprare un appartamento che oggi sta già vendendo Marinese sentirà un prezzo triplo di quello al metro quadrato di quello che è scritto nel Piruea. È un falso, un atto pubblico. Perciò questa parentesi sulla Corte dei Conti la apriamo e la chiudiamo, ma non è indifferente, abbiamo fatto un esposto alla Corte dei Conti proprio sulla base dell'interpellanza che ha fatto l'Astrucci facendo i conti, l'Astrucci insomma è del mestiere e quindi sa perfettamente come si comportano poi, e questo è il mercato, un mercato che è il triplo di valore rispetto a quello conteggiato sul Piruè, guarda caso a danno del Comune. E questo è il secondo punto, cioè la proposta, e ci domandiamo perché Cacciari vuole far iscrivere, e qui passo già al terzo punto, vuole far iscrivere la sua maggioranza, lui stesso e i suoi assessori, tutti nell'elenco dei cementificatori di Mestre. Perché? Le associazioni nella scorsa riunione hanno preso una decisione sostanzialmente.
qualora non riuscissimo a impedire questo episodio del sacco di Mestre, la cosa continuerà martellante per mesi, sarà una informazione martellante ai cittadini con l'elenco